Ciao. Non ti devi riprendere soltanto a te. A me si vede così. Buongiorno, buona domenica o buon qualsiasi cosa sia in funzione di quando vedrete questo video. Io sto un attimo riposando, stiamo lavorando. Da, che stai facendo? Sto cercando di essere partecipativo al vlog. Stiamo lavorando da Starbucks. In questo momento non sto lavorando, mi sto riposando. Comunque siamo da Starbucks, ma in un'altra città. E oggi siamo di trasferta, però prima di farvi vedere dove siamo, vi mostro che cosa abbiamo fatto ieri sera. Però devo gesticolare soltanto io, perché se gesticoliamo in due così confondo. Vi mostro cosa abbiamo mangiato ieri a cena. Perché abbiamo fatto un cheat, perché dovevo ricaricare. Quindi adesso vi facciamo vedere. Comunque sto bene, a posto. Sono salito di 3 etti, niente di che, il peso sta sempre là, quindi sono sopravvissuto. Però dovete vedere che cosa abbiamo mangiato, perché è veramente veramente spaziale. Buono, no? Era stato buono. Ovviamente sì. Ha scelto lei, quindi io proprio sul sicuro le ho lasciato carta bianca. Dai, bene. Vi mandiamo la clip di ieri sera, poi ci vediamo tra poco qua io. Che meraviglia! Allora, qui abbiamo l'antipasto, che è una pie con manzo, piselli, da accompagnare al gravy, la salsa tipica che utilizzano gli inglesi per gli arrosti e questo genere di cose. E qui abbiamo 2 meravigliosi hamburger con cipolla caramellata e che altro abbiamo? Che c'è? Lamberto. Esatto. Buon appetito! Sei contento? Cioè, lui partito da le cose ornamentali, eccolo, è buono? Non sbaglio a colpo la fufa? Delicato, non è super carico. Sei sporco. Pasta brisée. Spuntino. Abbiamo lasciato Starbucks, che era lì a sinistra, e adesso percorriamo questa strada e arriviamo alla cattedrale. Molto bene, molto bene. Questa città è bellissima. Se venite in Inghilterra, vi prego, includetela come tappa, perché è davvero bellissima. Adesso ci dirigiamo. Allora, se pianificate un viaggio in Inghilterra, non potete non includere York, perché è veramente una città bellissima. Abbiamo superato gli Shambles, adesso ci dirigiamo verso una cioccolateria. Mi dispiace. Perché sì? Ci possiamo tornare. Ci torniamo? Ci torniamo. Vabbè, tu aspetti fuori, Fufo, c'è l'area Fufi. Fuori. Piccola pausa da Tesco. Il bottino? Ah. Devo scegliere tra? Strawberry o Summer Fruits? Summer Fruits non l'ho ancora provata. Grazie. Mm-hmm. Ci dirigiamo verso questa cioccolateria. Sempre dritto, poi a sinistra. Vedo l'ora. Guarda, se non voglio assaggiare il cioccolato, ti giuro. Andiamo. Quanto è bella questa città. Thank you.
una scorpacciata, vai. Buono? Mamma mia. Dice che al salt and caramel e sa davvero di salt. Madò. Hai una scelta da fare. A destra o a sinistra? A destra. Io non te la faccio questa cattiveria questa volta, però la prossima volta che torniamo veniamo qui e ci prendiamo tè e una bella fettona di torta, anzi di carrot cake. Stavo dicendo che... Oddio, la carrot cake, porca vacca. Esatto, quella mi piace. Allora ti salvi questa volta, ho pietà, ma sappi che la prossima volta che torniamo assolutamente tè e torta. Cioè, onestamente non mi aspettavo di girare l'angolo e trovare questo. Sì, vabbè. Pazzesca. Ok. Non fa altro che migliorare questa città, passo dopo passo. Ingresso principale. Agenzia immobiliare. Andiamo un po'. Che meraviglia. Sto immaginando questa città a Natale. La vedrete perché sicuramente ci torneremo. Con tutti i mercatini, oddio, non vedo l'ora. 30 agosto o 30 dicembre. Che meraviglia, ragazzi, è stupendo. Si percepisce già tutta l'atmosfera del Natale. Ma perché non ci siamo venuti quando eravamo tipo piccoli? Noi dobbiamo andare di là per raggiungere Clifford Tower. Però guardate che carina questa via con tutti gli ombrelli. Tra l'altro, visto che sta per piovere, anzi, andiamo. Un po' di street food. Che profumino. Infatti è ora di pranzo, adesso vediamo cosa inventarci. Andiamo da Marks & Spencer, che è un supermercato un po' costoso rispetto a tanti altri che si trovano qui in UK, però
delle cose anche diverse che non si trovano altrove. Vediamo, ci facciamo un giro. Vanno tantissimo questi mini, queste mini porzioni, questi pacchettini di con le patatine di tutti i gusti, che loro stanno letteralmente in fissa con le patatine. Queste invece sono rice cake, milk chocolate, dark chocolate. Queste qui, vabbè, mini pretzel, eh? E qui ancora gallettine. Queste sono forse le mie preferite, alzate il caramel, buone. Ok, alla fine ho ceduto anche io alla spesa al supermercato, quindi faccio compagnia a Ludo. Mi sembrava proprio una cattiveria mangiare da sola al ristorante, e quindi adesso un po' di pane, abbiamo preso le pro e un dolcetto. Abbiamo mangiato anche il dolcetto e stiamo passando in questa zona dove fanno il mercato, e ci sono, diciamo, tutti questi chioschi che fanno street food. Ecco, quindi per fortuna abbiamo mangiato. Ci sono degli odorini troppo invitanti. Oh, con la sua tazzina da tè. Tè bollente e il latte il bello birchetto. Cioè, notate Giorgio Abbaglio come fa, si mette il latte nel birchetto e poi lo mette nel tè. Non mette il latte direttamente nel tè. Mi piace così. Questa ringrazio che non classe. L'ho preso il piattino. Sei pronta? A fare la passeggiata? Sei pronta? Andiamo, viene pure Nyx. Si va. Non so se si sente la musichetta. Queste pille qui hanno una vista pazzesca. Noi ce ne andiamo a casa. Eh sì, andiamo. Che comincia ad essere tardi, è ora di preparare la cena, di mangiare. Sono tutti innamorati di fiori, piante. Questa è molto carina. Per cena ho fatto un po' di macinato. Ok, cena. Ho fatto del macinato, io comunque prima o poi lo ammazzo. E poi voglio consumare queste mini piadine. Devo consumare perché stanno per scadere. Scadono il 31 agosto, quindi domani le finisco e le vado ad assemblare con l'insalatina e un po' di ketchup. Non ho altre verdure e quindi ci accontentiamo. Questo è il brodo di Ludo, che tanto adora, caldo, e poi non so se mangerà del pollo o mi farà compagnia con il macinato. Ok, manca troppo dall'alto. Vai, piadina, signor, vai, fai. Allora, cucci, metti là. Ci metto il ketchup. Devo fare le cose. Che sono, in effetti sono. Ok? Vai. Un po' troppo grande questa fetta di insalata. Forse mi sto muovendo troppo, le persone avranno già movimentato. Dai, stai buono, 25 volte. Madonna, vai, santa. Vai. Non fare niente, lo dico stai fermo. Pensa nel post gara, quando lo faremo con tutte le cose tipo garlic bread. Sì, cose oggi esotiche. Sono un po' triste. Però, cosa importante. Allora, fai vedere come si chiude. Ah no, non posso farlo, sono partita malissimo. Ahia. No, perché questo deve essere più... Vabbè, comunque ci proviamo lo stesso. Allora, da qui fate così. No, è così. Però era troppo grande. Non vedi. Scrofagni. Io cosa... Scusa, cosa ho per cena? Scusi, cameriera, non c'è un piatto nel mio piatto, che c'ho il brodo, che bello, ok, taglio, saluta, fai ciao con la mano, no con la mano, ciao, twinky, la, sembrano delle tabis così, oddio dovremmo vederci delle tabis, io li vedo sempre a Londra. Cazzo, non sapevo cosa dire.